Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di governo, così come ritengo Trump una salvezza per gli americani. C'erano una volta i trampiani d'Italia. Evidentemente il 9 novembre è una giornata che segna dei cambiamenti epocali per la pace nel mondo, positivo per l'interesse anche dei cittadini italiani. Il primo a esultare per la vittoria di Donald Trump nel 2016 fu Matteo Salvini, vicino al tycoon sui grandi dossier, dall'ostilità alla Cina al cambiamento climatico. Sarà un po' difficile ridicolizzare le proposte della Lega, poste che sono praticamente medesime del più grande paese, della più grande democrazia del mondo. Anche Giorgia Meloni, all'opposizione, unica invitata al SIPAC 2019, sogna di importare la formula di The Donald. Donald Trump rivendica soprattutto i risultati economici, la sburocratizzazione, il taglio delle tasse e gli investimenti pubblici, una ricetta economica che ci piacerebbe poter portare anche in Italia. Un anno prima, Steve Bannon, l'ex stratega di Trump, è l'ospite d'onore ad Atreju. I Fratelli d'Italia saltano in piedi ogni volta che il guru del populismo americano pronuncia la parola Patriots. Steve knows that one of the of the things that we don't completely agree is the relationship with Five Star Movement. You just Dall'altro lato del campo populista è l'ex avvocato del popolo a godere delle simpatie dell'omologo americano. I'm honored to welcome my new friend, Prime Minister Giuseppe Conte. 6 anni dopo è il turno di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Alla Casa Bianca ha trovato chi ha sconfitto Trump, Joe Biden, un democratico che chiama amico. L'ultima cosa che mi ha detto Biden prima che voi usciste, mi ha detto la prima volta che ti ho visto ho pensato di conoscerti da molto tempo. Tanto c'erano le telecamere per cui si è sentito.